Colle al Metauro torna la festa dei sapori antichi, unici e golosi. Sabato 7 e domenica 8 settembre Fiordipiano e Serrungarena ospiteranno Al contadino non far sapere, l'evento dedicato a due eccellenze simbolo in un unico territorio, la casciotta d'Urbino DOP e la pera Angelica. Questa iniziativa accomuna due realtà storiche che portavano avanti da anni. La pera Angelica a Serrungarena ed la casciotta d'Urbino a Montemaggiore. Le abbiamo proprio unite nello stesso fine settimana, nella stessa iniziativa. Perché? Perché proprio dopo aver unito questi territori in un unico comune, è giusto anche cominciare a intraprendere le iniziative e accomunarle tra loro. Oltretutto, formaggio e pere sono un connubio naturale enogastronomico riconosciuto e anche molto buono, quindi un'unità del territorio che passa attraverso le bellezze naturali, l'enogastronomia, la tipicità dei nostri prodotti, le miglior tradizioni delle nostre iniziative che qui si svolgevano quando il comune ancora non era uno solo. Il formaggio più amato da Michelangelo Buonarroti sarà dunque protagonista della manifestazione insieme al frutto simbolo di Serrungarena, per rinnovare un abbinamento un tempo riservato ai nobili e dargli lustro e nuova veste tramite una festa lunga un intero fine settimana che si snoderà tra i due borghi di Colli al Metauro. La formula, presentata ai visitatori che faranno tappa a Fiordipiano negli spazi del caseificio Val Metauro, è quella collaudata della festa del formaggio marchigiano, che prevede laboratori, visite guidate, appuntamenti sportivi, degustazioni, pranzi e cene nel segno della tradizionale gastronomia marchigiana. Noi del Consorzio di Tutela vogliamo che sia il territorio che parli di casciotta d'Urbino. Siamo stati felici di fare questo connubio con la pera Angelica. Ci siamo messi in testa di reintegrare nel nostro territorio l'antico frutto della pera Angelica. Anticamente si diceva sempre no, al contadino non far sapere, quindi abbiamo reintrodotto questo schema insieme ai signori della Val Metauro. Ad aprire il programma di eventi sarà infatti il talk show di sabato 7 settembre alle ore 16:30 nella sala comunale di Serrungarena, nel quale saranno approfonditi i progetti di promozione dedicati alla pera Angelica e alla casciotta. L'appuntamento parallelo a Serrungarena de Al contadino non far sapere prevede, in occasione della 24esima festa della pera Angelica, dalle 18 fino a tarda sera l'apertura del mercato con prodotti del delizioso frutto, cene in musica in cui gustare tipicità enogastronomiche. Da quando nel 2001 la Regione Marche ha riconosciuto la pera Angelica come prodotto agroalimentare tradizionale, la manifestazione si è arricchita di tantissimi eventi, tra questi anche quello che coniuga lo sport all'enogastronomia, la pedalata della pera Angelica, in programma domenica alle ore 8:30, promossa dall'associazione Muli Stracchi, che lungo i 26, 35 o 43 chilometri di percorso prevederà anche tappe in cui degustare prodotti tipici del territorio.